Questo è Daniel Joyner, 25enne della Carolina del Nord, convinto di riuscire a entrare comodamente all'interno di uno pneumatico. Ai, che male! Ma cosa gli avrà detto il cervello quando ha pensato di rotolare giù lungo un pendio? È un magnifico esempio di scelta fatta senza usare il cervello. Oddio santo! Avrò sbattuto la faccia contro la gomma una trentina di volte. Però il suo sacrificio ci ha insegnato per quale motivo la ruota è rimasta in equilibrio. È per via del cosiddetto effetto giroscopico. Quando un corpo inizia a ruotare su se stesso, tende a conservare il proprio momento angolare. Immaginate che durante la discesa giù per la collina, lo pneumatico abbia incontrato un ostacolo e per un attimo abbia perso l'equilibrio. Si sarà inclinato da un lato, ma grazie al movimento rotatorio avrà riacquistato subito la posizione verticale. Quindi avrà corretto via via l'andatura, restando in equilibrio. Ciò che dunque sarà sembrato uno stupido gioco ha di fatto dimostrato un'incredibile legge fisica. Dio santo! Che meraviglia!